Buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti i leonessi! Grazie anche a Enzo e Salle che mi hanno presentato. Io ho contento di venire in questa zona. Quando ho venuto da lontano con questi capelli vestiti in modo mio, qualcuno mi ha fermato e detto: sindaco, scusa, mi hanno preso anche per il sindaco da lontano, che mando un saluto forte perché c'è la stessa capigliatura. Infatti anche i vigili mi hanno fermato, hanno detto: signor sindaco, io vorrei andare in ferie. Ho detto: io non sono il sindaco, io sono il boss delle cerimonie e ho venuto qua a Leone, perché a Leone, perché è uno il leone, però tutti quanti i leoni. Ho detto: guardate che io ho venuto qua a raccontare che c'è il mio castello, che è molto bello, Marcondiro, quello dove il vinello, tutti quanti. Il mio castello ha 50.000 ettari di giardino, una fontana di madreperla e padre marmolo, e una statua di Zeus che pisciava Nettuno. Ovviamente il mio forte è i matrimoni, e le spose quando vengono vogliono sempre fare il buffet. Dovete sapere che a me il buffet non mi piace. Pensate che per un buffet devo mettere 30 camerieri, 10 che servono e 20 che spartano gli invitati, perché se ne chiamano tutto mazzato. C'è gente che è morta al buffet. Io ho la statua degli invitati ignoto. Dico io: è meglio il servizio a tavola, che pensa alle nonne e alle zie un po' più anziane, che allora ci mette 3 bicchieri, uno per l'acqua, uno per il vino, uno per la tendiera, che ce l'hanno sempre fresca. Ma l'anima di un matrimonio sono proprio i bambini, che vanno sempre avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, mi tirano la giacca, dicono: don Giri coccodrillo come fa? Don Giri coccodrillo come fa? Io con questo coccodrillo come fa? Non lo so. Allora, per fare stare tranquilla i bambini, ho costruito una casetta di legno con tanti giocattoli e l'ho messo sopra un albero alto, 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 e con una scala alta, 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 alta. Una volta che hanno salito tutti i bambini su, tolgo la scala e non all'albero faccio girare un coccodrillo vivo, digiuno, che se uno di loro pensa di scendere un attimo, capisci il coccodrillo come fa. La cosa bella è che le spose alla fine della matrimonio vogliono fare la confettata. A me la confettata non mi piace. Pensate che per la confettata le spose vogliono tutti i gusti. Prima, una volta i confetti erano due gusti, erano cioccolato o mandorla. Ora le spose vogliono i confetti a tutti i gusti e io ho accontentato. Ho fatto i confetti a salsiccia ferriere, i confetti a periomus, a gnocca sorrandì, a supersate, confetti a zaffunno, a bavarù, a migliaia. Ma ovviamente prima, se avevo un confetto a mandorla, ti bevevi uno champagnino. Ma se prendi un confetto, sa se c'è friarello, c'è un bicchiere di vino rosso. L'ultimo matrimonio si hanno abbuffati di confetti, si hanno abbuffati di vino, si hanno imbriacati, se ne hanno andati e si hanno scudato non la sposa. Di notte io sentivo piangere, 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 allora ho sceso giù, ho visto il nonnetto, ho detto: caro nonnetto, Don Giro ti vuole liberare. Mi ha detto: no, caro Don Giro, io sto piangendo dalla felicità perché non ho tornato a casa da mia moglie, perché quando sto con mia moglie mi fa ricordare sempre quando stavano i tedeschi, e ti voglio raccontare un aneddoto. Ho detto: raccontami l'aneddoto. Ha detto che quando era prigioniero con i tedeschi a un certo punto presero tutti i prigionieri e in base al mestiere che facevano venivano castrati, tagliati il ciocio, il nippolo. E raccontava che il tedesco diceva: prima, tu che mestiere fai? E prima diceva: salumiere, sotto affettato di ciò. E il nonnetto rideva, rideva, e il tedesco si incazzava. Allora il tedesco diceva: ci al secondo, tu che mestiere fai? In bianchino, con carta vetrata fin quando non si consuma. E il nonnetto rideva, rideva, e il tedesco si incazzava. Allora il tedesco diceva: ci al terzo, tu che mestiere fai? E quello diceva: falegname, con sega elettrica. Vrum! E il nonnetto rideva, rideva, a un certo punto il tedesco si incazza, guarda il nonnetto e dice: tu perché ride? Perché faccio gelatai o tu vic o tu mangi. Buonasera Don Ciro, un applauso forte, vi saluto e vi presento a Ciro Giustiniani. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Leone, buonasera all'amministrazione, buonasera a tutti, bellissima serata, una bellissima platea. Se sta fresco, stasera, se sta sul freno cover, finalmente, ah, vi vedo meglio pure io, perché l'hanno graduato che di lei. Signori,
godiamoci di questo mindariello fresco che in questi giorni ca fatto cavolo no. Mamma mia, qua si parlava solo fa cavolo, io sono fa cavolo, c'è andava una pizza che si cavolo, oh, a davoni chi, a davoni, chi a davoni, a davoni un cifra, la televisione ha detto che quest'anno sta facendo più cavolo e l'estate più calda degli altri anni, 11 ogni anno sto qua. Ogni anno, secondo me è proprio una cassetta che ti hanno registrato dal giornale, ogni anno la mettono e chi si dice quest'anno l'estate è più calda di ogni anno. Infatti quest'anno chi non è chiuso in vacanza, tutti quanti, mi sembra la stessa cosa, chissà ne è chiuso così, ma l'anno che bene, voglio sapere niente. E ogni cosa che succede in questo periodo, qualsiasi cosa che succede, se ne parla a settembre. Mia moglie, camminando, l'altro giorno, ci si è rotta la lavatrice, se ne parla a settembre. Poi ci mai voglio accagnare la macchina, se ne parla a settembre. Poi ci hai pensato che poi una porta in vacanza la femmina, e in da casa ci pare che il cervello, allora è meglio che la porta in vacanza, ci viene più poco. Perché se non in da casa fa il lavoro, ci dice, ma io volessi fare questi lavori, se ne parla a settembre. Poi ci ma sei tutto un frigorifico, se ne parla a settembre. Poi ci sei andato a pigliare una cosa, se ne parla a settembre. Mi sono avvicinato al letto vicino a lei la notte, l'ho guardato, ci stiamo stasera, se ne parla a settembre. È stato un danno su fatto che se ne parla a settembre. Non vedo l'ora che passa questo periodo. Anche perché comunque mia moglie è la regina della casa, perché le donne sono più forti, lo dico qui e lo confermo, uomini non ci sbattiamo, io darei in mano il mondo alle donne, io farei fare il capo del governo alle donne, gli facesse fare pure i fuori, visto che in Italia non c'è mai stato, facesse fare pure presidente dell'Italia, una femmina, il resto mondo, ma ne femmina, perché secondo me fino a mo' sta sempre mano agli uomini nei posti di comando, importante non ha mai concluso niente, ma perché voi pensate che secondo voi comandano sindaco? No. E la moglie che sta a casa. Se lo sindaco scende incazzato è perché la moglie l'ha rotto cazzo a casa. State ma a sentire a me, io volessi essere la moglie del sindaco. Ma tu in Davide che poi si fa il sindaco? No, io voglio essere la moglie del sindaco. Perché è quello che comanda, perché decidono loro, riescono ad influenzare gli uomini, perché sono il sesso più forte, l'ha deciso la natura. Una donna mette al mondo un altro essere umano, il mondo è andato avanti grazie alle donne. Partorisci, gravidanza, vanno al lavoro incinte, torna a casa e faticano nata a voto, non si fermano mai e devono andare al lavoro perché non tutte le leggi le tutelano quando vanno al lavoro, perché sono incinte, devono stare a casa, non si fermano mai, si carne malata, non si fermano, non si pigliano, manca a morire. Noi uomini 37 e 2, non c'è insomma quanto è successo a me, l'ho detto a mia moglie, ci stavi 37 e 2, come puoi spigliare? Hai la macchina e trovi a casa e mamma. Le donne sono più forti e ci fregano perché quando sei fidanzato non è mai quella che ti sposi. Voi basta che guardate in giro, guardate una coppia sposata, guardate la moglie, ancora i tessuti rigidi, guardate il marito, un crollo. Secondo voi, io vedo le coppie fidanzate stanno sedute vicino, marito e moglie, stanno state con un distanziamento sociale, hanno inventato loro. Ma perché siamo lontani, ma io domandassi a una coppia, a un marito, quando ti hai sposato, ha dato un matrimonio, chi non sa ricordo? Il primo bacio, non so ricordo, sapete perché? Perché il cervello, certe cose brutte, cerca di eliminarle. Perché quando sei fidanzato, cioè quando vai a pigliare la tua ragazza, la citofono, scende una coppa, calza la rete, tacca a spillo, minicon, fai l'amore in macchina, fuori la macchina, sotto la macchina, coppa a spiaggia, sotto a spiaggia, coppa a montagna, sotto all'albero, coppa all'albero, con l'albero, con tutto parte, fai l'amore. Dice, ma sto sposando una tigre, una macchina del sesso! C'ha gli occhi della tigre! 3 mesi di matrimonio, torna a casa, rava la porta, tu un lupo all'umbore. Due scafandre. Te lo pigiamo dei cazzettini, lo pigiamo, rindupigiamo, non passa un filo d'aria, il pelo cresce bene. Te nell'effetto serra, e ma che soffri a rio! Tanto lo se rindoletta, la virgine, no. Cato non so, si ci ha fanno tutto che stai ricoverato. Che tu dici casa, ma cara, ma stasera mi fai qualcosa? Sì, fai chittare un rizzo. Ti fa rimpiangere la vita quando si va a casa di mamma. A casa di mamma tu 9, 4 e 5 mattina, mamma sei rumena, arriva la porta, piano piano per una fascia d'età. Mentre arriva la porta in contemporanea, mamma si alzava coppo lì. Chiude la porta, mamma si addorme da porta. Arriva la porta, mamma si scende, chiude la porta, mamma si addorme, ma me come la luce lo frigorifero, è collegata alla porta, mamma.
E quarta mattina arriva a porto, mamma sai, sa coppo netto, te leva la camisa, la butti in aria, mamma in tosone, la camisa in aria, piglia la pastiglia, metti in ombra. Da sposato, tu le quarta mattina te leva la camisa, la butti in aria, la camisa rimane in aria. Vuoi una roba, la camisa che andare tua moglie, la camisa andare ci fu, a saga ma attorno con gesso. Nastro bianco e rosso attorno a casa, trovo una paletta a mano, fa posto e blocco, mezzo corridoio, accosto, accosto, accosto. Cavaletta a mano dice, hai visto mamma che la camisa là dentro? Tra il cavaletto e il cassotto dice, ma che ti pensi se la casa è mamma? E capisci? E capisci che era sposato per mettere una camisa pulita e le cattanova? Andate a controllare gli uomini a rego culo, andate! Controllateli, tenete le camise consumate, gli uomini sposati. A casa di mamma ti fai che le docce, sei tre ore in un bagno, ma cracco un volo, un poco butto dentro. Si appanno specchi, vedi, segnini su specchi. Papà fa la porta, busto, dice, devo andare in bagno, interviene mamma, fa, lascio sta, sciacqua mamma, sciacqua. Non ha detto a patata, lavati bene, a sapulite, perché se scende e fa un incidente, per l'ospedale, mamma fa brutta figura. A casa di mamma che la pipia fa, ero cogli cogli. La sposata pipia fa assettato. Perché da voglia non soffrire per l'acqua in terra, pipì in terra, schizzo in terra, un liquido in terra e femmine non soffrire per lì. Pensate che se diere femmine un maro faceva un giro. Non soffrire proprio per lì. Roppa fatta pipì, mamma ti ha imparato a lavare in mano. Come fai a casa mamma? Rapro un brunetto e ti mando sotto l'acqua, piglio il sapone, faccio specchio. La sposata rapro un brunetto e ti mando sotto l'acqua, sei per pigliare il saponetto, mentre tua moglie potete... Che le bellezze, quella! Senza lavoro, senza sapore, lava sic. Se mi mette in mano in coppa asciugana, ma che le do correte, ma sto uomo! Ho visto uomini si asciugano in mano che sei. Uomini hanno si in mano in coppa e corda, ma si asciugano in mano, fuori un barco. Ma la tragedia più grande è in coppa mangiare, perché a casa di mamma qualsiasi ora arrivi, 4 e 5 mattina, trova mamma asciugata con tua giovane coppa braccia e braccia. Pare che stai trasendo un ristorante, fa che vuoi di mangiare? Dice, no, signore, ma state chiurendo, no? Tengo ancora un forno appicciato, che vuoi di mangiare? Tengo un pullo a cacciatore, un coniglio a cacciatore, un cacciatore a coniglio. Mamma, non voglio niente, te ne pentirai, perché da sposato ti impara a mangiare bastoncini, pesce e pesce a bastoncini. E quando hai un meno che vai a mangiare a casa di mamma ti vedi che è lì purpetto, perché a casa di mamma ti fai una volta ogni 15 ore. A casa della mamma si fa sempre. Trovo che il pupetto hanno piatto che tu guardano e fanno, ma vieni te ne la tavola. Che ci fai a casa di ed è la mamma, ovviamente è donna, la mamma è importante, però ovviamente la mamma cambia da zona a zona, le mamme non sono tutte uguali, cambiano. Una mamma del nord non è come una mamma del sud, non so se qui in mezzo c'è qualcuno che vive al nord, c'è qualcuno di voi che vive al nord ed è tornato qui. C'è qualcuno che vive al nord qui in mezzo? Cioè, lì giù c'è uno. Dove vivi? Al nord dove? Poverino, facciamo un applauso a questo signore che ha lasciato. Fermi. A Ferrara ovviamente sei originario di qua. E ovviamente vieni a passare le feste qua. Vieni anche a Natale qua. Ecco, chi sono parente fuori per un po' cazzo a passare le feste senza cacciare? Chi sono chi li parente che andate di fuori per a passare le feste senza cacciare euro? Però intanto un applauso che hanno lasciato la propria terra per andare a lavorare fuori. Però ed è un sacrificio. Teniamoceli, coccoliamoceli. Però lui sarà testimone di quello che sto per dire io. Una mamma del nord non è come una mamma del sud. Non sto qui a giudicare chi è brava e chi è cattivo. Non è una gara, ma hanno metodi differenti. Una mamma del nord, se deve addormentare il bambino, lo mette nella culla, ciucciotto, nel miele, le api che girano, il bambino si addormenta. Le nostre mamme, capa, dormiamo un creatore, pigliano un creatore, ottimo, un quarto, un quarto, un quarto, ora tu non si addormi, ci vende, cavate dentro carruzzino. Un bambino al nord se dopo la prima poppata non vuole mangiare, la mamma non insiste, lo lascia stare. A noi canzini un creatore dopo 4 bottiglielli, 5 omogenizzati, 6 fette biscottate, una fettina di salame piccante più un creatore da 6 certe cose, che non su 18 mette tutto cose, due vini, due caffè, due zucchero, tutto marco. Se un creatore a un certo punto non va niente più, la mamma avvolge il bambino da un sciolo, porta a pronto soccorso, dice tutto, vado il creatore che tene, signora, perché quello che si è mangiato il creatore in genere una sigaretta. Se un bambino al nord fa una marachella, la mamma lo manda a letto senza cena. Al nord lo guardi, dice Andrea a letto senza cena, e Andrea zitto e mu a letto
senza C. A noi qua, o senza C, esiste proprio. Vedo prima da mangiare qua da Buscò. Quando succedeva a me, mia mamma non è che veniva e mi picchiava e risolvevo problemi, no, è tutta una pratica. A parte che mia mamma mi girava attorno al tavolo, metteva a tavolo, metteva a mangiare, e poi mia mamma diventava tipo Salvatore Conte Cocurra, una cosa che piaceva a Carmine De Mai, sta cosa. Mamma mi girava attorno al tavolo, ma guardava, tipo, ripetuto da Salvatore Conte. Mamma guardava e dice, mangia mamma, mangia. Ma che finito di mangiare mamma da c***o. Da già rimane in terra mamma, è tutto cazzo mi infamità. Mangia mamma. Io invece diventavo Gianni Savastano quando tornavo da Honduras. E se un lago tagliavo pane, mangiavo, aspettavo con una sabata, tagliavo, mangiavo e tagliavo. Alla fine finivi mangiando. Era busco. A panza ieri io cercavo di fare tenerezza a mia mamma, anzi a volte mi costituivo per aspettare lo sconto dei peli. Mamma mi devi picchiare, mamma faceva, ah roba, non ti preoccupare. Mo che mi hai metabolizzato meglio, eh? Ma che sono tutti avanzi, non ci fa più male. Solo che mia mamma, la donna del sud, non è che veniva e mi picchiava, perché una mamma del nord, come ho detto prima, magari lo manda a letto senza cena e da una pacca. Mia mamma quando mi eravate, mia mamma mi guardava da lontano, iniziava a dire, ma cago. Poi iniziava a mordere le dita emettendo suoni satanici. Curtava il dito, ogni dito era... Terza fase, autoflagellazione in apnea. Mi amo da... Ok. Pare il black. Pare la forec, mi mamma. Ok. C'è questo con la S, ma faccia a me che succede? Mia mamma mi ha chiappato, mia mamma è stata la prima che mi è riuscita a battere pure a distanza. Mia mamma mi ricorda che quando andavamo da qualche zia, da qualche nonno, cioè, durante la città, mi diceva, che chiamo in coppa da nonno, non ti piglia niente. I sai vicino, dice, speriamo che la nonna non mi dà niente. Speriamo, Gesù, speriamo che la nonna non abbia da pensione, speriamo che andate nei biscotti. La nonna appena apre la porta, ci la nonna, nonna che ti darò. Mia mamma lontano mi arrivò. L'ha inventato wifi, l'ha picchiata wifi, ha ammazzato wifi, mia mamma lontana mi arriva i pizzi che lontana e io sentivo pure, cioè non è che tu piglia, no nonna non voglio niente, scira non è che tu piglia, no nonna non voglio niente, scira non è che tu piglia, nonna non voglio niente, mi mamma potrebbe dire, ah nonna dai ti piglia di cocco, a spostare, a basci metti che non c'è piglia niente, ma sai che mi coppo comunque la busca per forza. Solo che a un certo punto, quando più crescevo, mia mamma non ce la faceva più a picchiarmi con le mani, andava in ansia, non sapevo come era fatto. Allora mia mamma scendeva, correva, andava in una merceria che per lei era un'armeria. Guardava la signora dall'occhio e diceva, signor, si viaggiava tra mio figlio. Diceva, signor, quanti anni te? Dai 6 ai 12 anni, sì, o battipanno. Non vuoi potuti sbagliare, ci stiamo trovando buono tutto qua. Sì, non mi trovate buono, ma ho portato la rete. Le creature mo sanno si accorto che la mamma oggi ha una scopa elettrica. Oggi un bambino se fai bravo la mamma come premio c'è un telefonino in mano. Un gravissimo errore che noi commettiamo. Questi bambini hanno anche l'applicazione che possono vedere i Pokémon per strada con un telefonino in mano. Quando ero più piccolo, per avere due Pokémon in mezzo a me, c'è un risponiello fatto buon. Una bottiglia di vino russo, a potere Pokémon che mi accompagnava in casa. Ho l'unico premio che c'era, mia mamma mi arriva la crostatina, ma la crostatina se ci fate caso è sempre un po' sbriciolata. Nella storia delle crostatine sono uscite due intere, stanno al Louvre, a Parigi. Mamma mi arriva la crostatina e mi dice, non fa care niente in terra, che te rimanga in terra. E mi mangiavo tutto a busto. Oppure mia mamma ci aveva fatto bravo oggi, guarda i cartoni animati e divertiti, non ne veniamo a divertirti perché i cartoni animati erano tutti tragedie, tutti orfani, tutti senza mamma, tutti senza papà, gli anni vanno a zaccherare la cosa. Se perché la creatura è in coppa una montagna e un nonno, se la buffava per mangiare, non è mai uscito un brufo. Ha fatto 350 montate che i piedi scavati in mezzo e pecore, non è mai una volta che i piedi andano a cagare una pecora, mai.
Allora cambiamo canale, ci fanno Renato Quarto Animato, chi ci serve dolce remi, istio non è che lo stesso non ne hai di tale qua. A cominciare la prima puntata remi che tremo qua, nasci mi è tenato qua, guardava dalle sue remi, tu già non puoi mangiare. Ma tutto sta animale, per essere a te, che fine fanno? L'ultima puntata non ne pigliava fisarmonica, tanto era se la taccia tremi, ma fossi tu che puoi di sfortuna o no? Poi c'era un cartone animato che secondo me hanno disegnato i Pink Floyd quando si era proprio fatto, Licia Kismi Licia. Se un fidanzato si chiamava Mirko, per usare mafra, cagava giallo su frusso. L'amico si chiamava Satomio, non me ne ha pomato, cagava viola. Un padre si chiamava Marrabbio e chi teneva non meno, un cristiano era un gatto Giuliano. Però erano cartoni animati educati, a cominciare nell'8 a mattina e finire nel 9 a 6. Erano cartoni animati educati, a cominciare il 3 a notte, niente, dormivi. Ma picciate la visione il 3 a notte per Papig, Mascia e l'Orso, Re Yo-Yo, i pigiami, il 3 a notte. Il 3 a notte appicciava la televisione per una tufatta. Molti uomini stanno al rem, già c'erano, ma ricordate le capri. Donne, ringraziate le capri, casi non erano tutte le capri, parecchie non sapevamo fare niente. Sono tornato a dormire a casa di mia mamma, dove vive il fratello, il zio, lo zio Tony, del 59 anni, facevo la danza della televisione. Ma dice, ma che stai facendo? Stiamo andando a Peppa Pig, il 3 a notte. Sto arrangiando una porca. Che le sembra una porca. Ovviamente facendomi più grande avevo bisogno di capire come conquistare una ragazza. E chiesi a mia nonna, disse, nonna, come si fa per conquistare una femmina? Mia nonna mi disse che all'epoca sua per conquistare una donna bisognava essere romantici, guardare una donna da lontano e fare un sorriso. Tu avvicini una voglia e mo fare un sorriso, per riuscire a fare scecri da fondo. Il rapporto di coppia diventa più stretto e più saldo quando iniziano a nascere tutti i soprannomi. Ho visto soprannomi nelle coppie assurdi. Ho visto uomini chiamare la ragazza Puzzi Puzzi, ma appena fai una doccia a Savaglione. Mollichina, vogliono gli attori esagerati, Mollichina. Tu la chiamano chi le mezze pane a chiesa. Ma il soprannome più usato da tutte le coppie oggigiorno è Amo. Diciamo, si girano 30 coppie. Solo io ho avuto un grosso problema perché sono stato manco fortunato in due soprannomi. Perché la ragazza che frequentavo io volle fare la cosa tenera e coccolosa. Mi guardò e disse, Ciro, tu sei il mio cucciolo di topo. Mi ha chiamato figlie zocche. Ah, la donna... Magari quando fa qualcosa, magari il sabato sera la porti a cena, la porti a ballare, si fa le 4 mattina, si accompagna a casa, apre tutti i due occhi e dice, amo, e tu che è? Non c'è un cornetto caldo di mezzanotte. Ma se qua ti sarà fatto servizio questo cornetto, no, ma io lo voglio. Ma in queste cornetterie alle 4 del mattino lo trovo che la gente in coppia 45-50 anni quando fa ancora i giovinotti. Sanno chi ne sono questo cornetto, ma ne che sono. Il cornetto fa se riescono manca a mettere un po' qua, no. Si organizza chi le rezzo mangisso cornetto. E mentre facendo la fila, andava a fila, c'era una chiatta, dice, ho mangiato un solo cornetto, e mi ha detto, work meat, però. Ti danno questi cornetti pieni di crema che non riesci a mangiare, mordi a destra, schizza a sinistra, mordi a sinistra, schizza a destra, questi gente che ha mangiato, sono scendendo con una corda, un e mentre tu uomo stai combattendo questo piccolo cornetto che devi chiare, e tu ragazza ha mangiato tre cornetti, due pizzette, un bicchiere di latte, una graffa e una frittatina, tu guardi e dici, perché non fai un po' di dieta? E allora inizi a fare la dieta fai da te, ti accorgi che la dieta fai da te la fanno tutti la cammini che tutti gli acqua a mano, pare che vanno a fare l'ecografia prossima. Inizi a mangiare le gallette di riso, ci ho provato pure io, ho portato le gallette di riso a casa, ho aperto la busta, stavo quasi per mangiarla, mia nonna mi ha fumato e tu ti hai confessato che mi pigliava come ne ho. Un amico mi ha detto quando mangio le gallette di riso non russo più, ma dici 4 mattina e fai chicchi però. Quando fai la dieta fai da te, sei debole, non vedi più le persone, ti ne miraggi. Allora dici no, devo andare al dietologo, sono andato dal dietologo, un dietologo era venuto a porta, mi ha guardato e detto signor Giustiniani, togliamo pane, togliamo pasta, togliamo noccioline, togliamo gelati, togliamo Coca-Cola, togliamo vino, togliamo birra, togliamo arancia d'otto, togliamo il disturbo. Vi dico la verità. Fermo ogni tanto l'applauso perché abbiamo del tempo veloce e rapido e voglio andare avanti e vi voglio dire tante cose, vi voglio dire la mia verità. Io se ho fatto di salute a dieta non la voglio fare. Sì, sono dimagrito, ma panza mi è rimasta, ma quando voglio fare più sic, metto la maglia nera, sfino. Un calzone nero, sfino. I calzettini neri, sfino. Sulla mutante è bianca. Ingrossa.
Dice, ma tu con questo fisico sulla spiaggia fai brutte figure, no, io sto benissimo, mi stendo e creatura corno, insomma ne si vottano a mano. L'anno scorso per evitare di mettere il costume ho pensato di fare una crociera, ma ci ho stuccato. Una facile crociera. Sono passati in coppa nava, ci ho potuto fare 200 scalini con tutte le borse culo e mia moglie arreda con una pochette faceva e come se aiuto in coppa c'è io, oh, mi sono a Petrus interno e la lingua che stiamo andando. Sulla nave ti accolgono, andiamo a fare il saluto col capitano, andiamo a mangiare col capitano, facciamo la foto col capitano, andiamo a brindare col capitano, ma chi cazzo porta sta nave? Ti fanno rimpiangere da napoletano quelle vacanze negli anni 80 quando non eri napoletano, se non eri andato almeno un giorno in Calabria. Si va a casa il 25 aprile, il giorno della liberazione, i calabrisi erano lì all'attacco. Mamma e papà si allenavano a parlare italiano perché era una bella figura con calabrese, arrivati in Calabria, mamma scendeva la macchina, Gustavo Citofo, scendeva calabrese, lo guardava e diceva, noi siamo una famiglia tranquilla e datus o forma contratta das e ci vorremmo rilassare, vorremmo fare 15 giorni in terra Calabria. Del venire a mio padre c'è un touch. Non l'ha pensata a mia moglie, noi animali a presso non ce ne portiamo. Quel giorno a mia suocera lasciamo un coppa all'autostrada. Un solo animale ci portiamo a presso, un uccellino, la mattina in canzone e canto, scrive. Quando la presa fittava a casa, si tornava a Napoli, si partiva il 31 luglio e 4 mattina, papà teneva l'alfa sotto, color vaniglia, giallino, scagnato rosso. Con finestrini spezzati, la rimaniere spezzata, sempre appezzata in giro, la vita muletta, quindi pensavo l'alfa sudava, faceva sempre così. Che dice, papà, ma che ne acconci su finestrini? Oh, questa ma così bella, è caldo e freddo, è caldo e freddo. Papà caricava la macchina e metteva tanti che la roba, un coppa porta bagagli, che pensava se mi lasciano proprio a casa. Papà caricava la macchina con quelli molli, giallo e blu, nero e viola, e passavo per sotto la macchina che non sarà mai neanche più sportivo. Ero emozionato, non vedevo l'ora di partire, belle e buone, 4 mattine scende un parente mia coppa che tutto l'anno non vorrei mai, che la mattina scende 4, guarda la macchina, guarda a me, guarda a papà, poi guarda a me, andavo e dice, state accorto ma che ho partito, perché al Lago Negro... è senile. Ieri piccirillo mi dovete credere, non sapevo al Lago Negro che cazzo era successo. Stavo terrorizzato, dice papà, andiamo in capo a mare. Così con cosa ha avuto dice niente, papà pigliava Salerno Reggio Calabria. Arrivata a sala consilini ci veniva la paura. Mi svegliavo direttamente in Calabria ed eravamo la famiglia modello. Io, mia mamma, mio padre e mio fratello, non volava una mosca. Alle 8 del mattino a mare, a mezzogiorno a pranzo, alle 3 del pomeriggio una pennichella, senza volare una mosca. Fino al 14 agosto. 14 agosto a mezzanotte e un secondo arrivavano tutti i parenti nostri, andavano tutti tipo in ninja con l'elicottero che non appesare. Già andavo sulla spiaggia, già si in un brunone, proprio un accampamento, e accanto a noi c'era una famiglia di Milano, la signora Aurora, che aveva un bambino della mia stessa età, Andrea, e io e Andrea giocavamo insieme. Solo che la signora Aurora a mezzogiorno arrivava sul bagnasciugo, guardava il figlio da lontano e diceva, Andrea, è mezzogiorno, sali che si mangia. E Andrea zitto e muto asciva, asciutto andò all'acqua e ti va a mangiare. All'orario di pranzo nostro. E quanto mancano quattro. Mamma voleva venire a chiamare, voleva parlare italiano, ma non fa brutta figura che la signora Milano iniziava a sorridere, perché per mia mamma sorridere era già in italiano. Mia mamma arrivava sul bagnasciugo, che lo pareva attaccato, io si usciva a punto. E dopo mangiato con l'etichetta bianca interna, zatteroni di sugo e polpaccia alla Bruscolotti, vecchio difensore del Napoli. Un tallone tosso di pascorza e grana padano, un mignolo sull'alluce, smalto rosso, il dito ingriccato in anno con un pallo a pallini che mamma sono a biberona a mettere bocca a fratello un po' fazza zitto. Mia mamma arrivava sul bagno asciugo, mi guardava da lontano in italiano e diceva Ciro sali vieni mangi! Sali sciotti che mamma ti amo, onna una perseca! Mi stai facendo rannare! Ti stai sfognando le rete! Sali vieni sciutti! Sali mangi! Sole ambiente dietro ai reni, sali sull'arena! Che plasma di tua mamma, sali! Sciutti mangi! Vieni a respirare un po' di ionio! Sali vieni! Inna pensavo proprio. Ma certo uno mai si alzava coppa e poi uno dava. Chi te è morto?
Diceva il signore a fianco, ma come dice le parole, fine, è una domanda! Guarda, se il bambino si ricorda tutti i momenti che è morta, is! E a mio marito che anzi sono sta coppa se il giova a pigliare! E dovete sapere che il mio rapporto col cibo non era solo coppa a spiaggia di andare in un ristorante a cena per. È sempre stato che mia mamma mi ha sempre costretto a mangiare. Ogni festa, magari il signore a Ferrara, giustamente a Natale il 24 dicembre, dove io sono stato a Ferrara da mio zio il 24 dicembre, cioè non è Natale, il 24 dicembre, a Natale di mio zio a Ferrara, poi lo ripeto un'altra volta, perché non ci posso pensare, ma è un fritto pure, il 24 dicembre, poi è durato un quarto d'ora, una cutoletta e due patate. Mio zio disse, adesso andiamo a Milano, andiamo a vedere un po' il Duomo, andiamo a vedere un po' la galleria, andiamo a vedere il Castello Sforzesco, andiamo a vedere, cioè tu si chiama aprire una pizzeria e che ragazzi fa? Cioè, ma tu capiti che qua giù da noi il 24 dicembre le nostre mamme friggono tutto ciò che si muove nel loro raggio visivo. Il Canada lo facciamo 24, 25 e 26, una tirata a tavola. E se ho 27 e 28 e sabato e domenica, che fai? Non mai? Siamo il 24 dicembre a mezzanotte, anche 5 c'è la ma ci ho mangiato stasera, ma roba una dolla. 31 dicembre siamo Natale, la capo in due piatti, in danza la terra in forza, no? In danza la terra in forza è una cosa che costa un sacco di soldi, da papacella, ma nessuno sa mangiare 7 sempre, mia mamma l'anno scorso è stata intelligente, la mise plastica. E te così la roba sciacqua, leva a mezzo, ma si pullano che bene. Ma mentre stai mangiando a Capodanno, lei dice, no, ma mangiando stasera, ma roba Befana. Mia moglie ha detto a Befana, ci la gazzetta, ma fa proprio, sulla roba rindo. Ma roba Befana, soldi si è presa San Giuseppe, prende salamarena, coppa e frutto. Due chiacchiere a carnevale a forno, e ti va a forno, tu puoi mangiare tutto proprio pure, che tu cosa fai? Vai a forno, è leggera, soffio di zucchero, carnevale. Dopo carnevale tu trovi andanza casa tirla, pastirmi, tutta questa roba che dici, ormai l'anno si è rotto. Se ne parla a settembre. E settembre pure per. Anche se però quelli che quei casatielli, io ho analizzato una cosa, che noi a Natale, in un mese, dall'8 dicembre all'8 gennaio, mettiamo 2 kg, ma 6 kg, 2 kg, 3 kg, mettiamo a Pasqua da 3 giorni. E se si chiede, la Pasqua è più pericolosa, è una scusa che sono solo 3 giorni, no, no, tu dai, ci la Pasqua. Mia mamma la settimana di passione, dove per tutto il mondo cattolico è una settimana di passione religiosamente parlante, per mia mamma è una settimana di passione per la cucina. Mamma la settimana prima di Pasqua si chiude la cucina, si mette una fascia in frutta, due cartuccine di bram, chi ne roba? Bagna i polsi nella farina, tipo chiuri che chiede all'Olimpiadi. Piteo, perché tu sente fotti in arrischiate e fanno solo movimento, in basso solamente, non posso venire. Tu vai a casa e dici, mamma, sei forte chi non me ne fotto troppo. Chi si piglia mamma, a volte a mare arriva a capo, ma solo su movimento. Basta solamente che fuoco a satirla, mentre i pacchi che non passa più di vita, diventa un'entità, respira. Tu magari sei giovane, torni di notte, come ho detto prima, il 4 mattina, apri la porta piano piano, mamma senza coppa, lì tu vado e dici, salta accorto, sta crescendo. E tu dici, chi cazzo sta crescendo? Salta zitto, salta in coppa a mattina, alza sotto lì, mamma chi sono? Parla chiaro, chi è? Fuoco a satirla. Fuoco a satirla, una porta finita non finisce mai. Tu dai, domani stop, si ricompone. O dai, domani stop, si ricompone. A casa mi può fa finire, la metto una pasperta in dana terra. Papà c'è detto, mettiti in un sacchetto e ti ridi pure che chi si torna a retto. Ma quando è che casa di per potere sabato santo? Oh, guarda e fai, non si nessuno, inizia a fare casa di fa un 10 bicchieri vino, casa di fa un 10 bicchieri vino, casa di fa un 10 bicchieri vino, capro capra, ma che la capra non fa niente, è cosa stesso. E continui, casa di fa un 10 bicchieri vino, casa di fa un 10 bicchieri vino, 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 mezzanotte va in da chiesa. Non ti fai manco segnare la croce, fai l'occhiolino al nonno. Tu sei un numero uno. O prete, tu oggi ci risorgeremo. Un altro bicchiere vuoto. Torni a casa, ti addormenti, ti svegli il giorno dopo, c'è il pranzo, ti fai scaduto in pranzo. È Teleton, si sa quando inizia, non si sa quando finisce. Abbiamo l'usanza che il più anziano della famiglia deve benedire la tavola. A me l'ha fatto mio nonno che tormava la mano. Un quarto d'ora non si fa male, è tornato fuori barco a fiamme e piano. Arriva il 7 a 6 dopo 10 anni di pasti, 12 prime. 13 cannelloni, la scena era questa, mio padre in apnea che faceva un mustillo così. Così parlava papà.
mio fratello ha diventato strabico, a me mi sembrava ne buttare una camisa, una volta, tum, tum, tum. Mio nonno a un certo punto solleva la rendiera, guarda e dice, continua tu. Grazie.